È stata una settimana decisiva per il mercato delle criptovalute perché abbiamo fatto dei grandi passi avanti e quindi quando faccio dei grandi passi avanti risputta la maglia di Batman. Anche tra l'altro qualcuno di voi me l'aveva già chiesta. Bitcoin supera la soglia psicologica più che una resistenza vera a circa 10.000 dollari e poi fa un tentativo, fa il tentativo di rompere, di andare in breakout della resistenza vera a 11.700 dollari e indovinate un po', non ci riesce. Lo riprova anche ieri e indovinate un po', non ci riesce di nuovo. Perché? Perché la vera resistenza, perché la fascia di prezzo importante su cui probabilmente farà un po' fatica, vedremo insomma, ecco, perché Bitcoin resta sempre molto forte, però farà un po' fatica come ha fatto magari per gli 8.007. Oggi facciamo un video dell'analisi tecnica, analisi ciclica dei mercati e guardiamo Bitcoin, Ethereum e anche Binance, perché volevo farvi vedere Binance, ragazzi, perché ha fatto un pullback da manuale incredibile, ragazzi. Poi non mi dite che l'analisi tecnica non funziona o fesserie di questo tipo, perché è stato veramente un pullback da manuale meraviglioso. Ma alla fine di questo video vi darò una news importantissima per un evento che sto organizzando, quindi dovete arrivare alla fine del video per andare a sentire appunto questa news che vi dirò, perché c'è un invito speciale per chi di voi vuole avere molte più informazioni su quello che è la situazione di analisi tecnica attuale sui mercati delle criptovalute. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e guardate il video fino alla fine per avere idea di di questo evento. Andiamo sui grafici a vedere quello che è successo in settimana, così non mi dilungo, ragazzi. Benvenuto Bitcoin, siamo ancora qui sugli 11.000 dollari. 11.000 dollari! C'erano quelli che ancora aspettano il mercato a 2005, deve fare la gamba di Elliott. Va bene, allora, 11.000 dollari è il prezzo che Bitcoin sta tentando di mantenere in questa giornata e nelle giornate scorse. Lo vediamo dal punto di vista grafico, come queste candele verdi siano intanto abbastanza evidenti anche nella propensione di trend rialzista del mercato, quindi è abbastanza evidente questa cosa. Ci sono tante candele verdi, vedete? E poi una cosa che la dice proprio lunga, ragazzi, è stato che questo ciclo iniziato il mensile è iniziato il 10, 9, insomma, di giugno, è forte, forte, ragazzi, al punto tale che io un po' qualche dubbio me lo sono posto, tant'è vero che sto rivedendo anche una view generale di quella che è l'analisi ciclica da un punto di vista di lungo periodo. Oggi però parliamo di quella daily e poi magari chiariamo anche una serie di situazioni nell'evento che sto organizzando, di cui vi parlo alla fine del video. Allora, per quello che riguarda questa fase ciclica, siamo in una seconda parte, diciamo una parte centrale del ciclo mensile che però è diviso a tre. Come lo vedete, ve l'ho disegnato così, io ho messo, diciamo, delle fasi simmetriche, poi sappiamo che non è così, quindi sappiamo che la fase ciclica non rispetteranno le fasi simmetriche, ma il mercato sta andando anche abbastanza in maniera similare, quindi sta rispettando anche abbastanza bene, quindi in questo momento è sicuramente l'analisi più profittevole. Quella che vi ho messo qui, vedete, quest'area qui è un'area di tempo, non è di prezzo, in cui potrebbe iniziare a manifestarsi una fase di debolezza più o meno come questa, quindi una fase di riposo, riflessione dei mercati, ma vedremo un po'. Quello che invece ci dice l'analisi tecnica relativamente a questo tipo di andamento è che c'è una super resistenza a 11.007, che è una resistenza vera, ragazzi. Se vi ricordate, nei miei video precedenti, quando vi ho detto che sopra i 9.200 c'era poco spazio di manovra, mi riferivo proprio a questo, al fatto che la resistenza 11.700 fosse bella tosta. Una resistenza bella tosta che quindi dava poco spazio di manovra, poco spazio di manovra relativo, perché comunque parliamo sempre di oltre il 10%, ragazzi, che quant'è? Insomma, facciamo i calcoli da qui, in quant'è in termini percentuali, più o meno, ragazzi. Siamo intorno al 20%. Se voi considerate però che 20% dell'intera torta, poi quando entrate e quando uscite, diciamo che una buona parte lo si perde, quindi in considerazione sta un possibile gain del 10%, che è avvenuto perfettamente. È avvenuto questo. Il problema ora qual è?
problema è se i mercati riusciranno a rompere questa resistenza 11,7 e quando soprattutto il tempo c'è, io me lo aspetto però una vera rottura dopo la chiusura di questo ciclo mensile, almeno un tentativo vero, per cui mi aspetto che in questo momento i mercati stiano all'interno di questa fascia che io vi ho disegnato qui, che va tra gli 11,7 e è vero che c'è il supporto psicologico per lo più a 10.000, ma non è una vera resistenza, non è un vero supporto, quello vero è qui a 9,2. Quindi in realtà la fascia di oscillazione è questa, vedete? È questa qui, ragazzi, ok? Questa è la fascia di oscillazione molto ampia, per cui il mercato potrebbe effettivamente decidere di stare un po' fermo, di fare delle barre di congestione, di fare questi finti tentativi di rottura, però poi non ce la fa, come vedete, quindi questi allunghi si chiamano così. Come si fa trading in questa fase? Si fa trading seguendo il trend, non c'è un solo trend al ribasso da mesi, lo dico da mesi su Bitcoin. Abbiamo il trend di breve rialzista, il trend di medio rialzista, il trend di lungo rialzista, il trend di lunghissimo rialzista. Adesso, ok, no, lo short ci può fare nell'intraday, ci può fare velocemente, nelle fasi magari di attesa di chiusura ciclica, se siete dei pionieri, siete dei diciamo persone estremamente amanti del rischio, potete provare magari utilizzando time frame molto piccolo, 15 minuti, 30 minuti, ma ragazzi, sulle cripto cose del genere sono veramente per divertirsi. Non sono reali investimenti, è complicato fare operazioni di quel tipo, anche a livello informatico è complicato con i bot e i trading system. Quindi attenzione, attenzione. Ok, allora, per quanto riguarda la fascia, ve l'ho detta, 9,2, 11,7. Dove si va? Sotto gli 11,7 da nessuna parte, sopra gli 11,7 c'è una pista da bowling, ragazzi. Attention, please. Ok, allora sopra gli 11,7 è veramente imponente. Per quanto riguarda la fase ciclica, ci dice che probabilmente ci potrebbe essere una fase di chiusura di un ternario, quindi un piccolo ciclo intorno ai prossimi giorni. Poi la fase vera di chiusura di Bitcoin, se viene rispettata, dovrebbe essere questa qui, quindi verso la decade di luglio più o meno. Vedremo, ovviamente se la farà, quindi una fase di riposo in questi, nei prossimi giorni non mi turberebbe, diciamo, ragazzi, quindi la prenderei come una chiusura ciclica semplice, niente di anomalo. Ok, andiamo a vedere Ethereum invece. Ethereum ha un ciclo diverso da Bitcoin, quindi sta facendo dei ternari larghi e porterebbe una fase di conclusione verso il 17 di luglio. E sta benissimo, ragazzi, anche lui dipinto, ha superato di botto la resistenza a 2,90 più o meno. Si è portato nella fascia di congestione che era interessante, quella tra 3,30 e i 2,90, 2,80, insomma, questa fascia qui, interessantissima, che è giusto stare qui dentro anche in virtù delle prossime chiusure cicliche, magari potrebbero, diciamo, fare questo movimento, ragazzi, potrebbero dare un po' di spazio di manovra. Ed era molto importante salire sopra i livelli di resistenza a 300 per quanto riguarda Ethereum, 290 e 300, insomma, in quella fascia, questa qui, era molto importante perché dà spazio al mercato, ragazzi, di poter respirare con tranquillità. Questo è il discorso. Dovesse fermarsi questo trend fantastico che sta facendo, dovesse fermarsi e avere una fase di riposo, potrebbe tranquillamente farla qui, perché comunque c'è spazio. Già se eravamo qui sotto, ragazzi, era pericoloso perché bastava rompere qui e si innescava una spirale ribassista. Invece in questa fascia, ancora meglio ovviamente sopra i 3,30, siamo molto più tranquilli. È una fascia più tranquilla. Assolutamente importante. La stessa cosa su Bitcoin, questa fascia, se fosse rimasta questa fascia qui, era un po' rischiosetta, ma al di sopra di questo livello dei 9.200 è insomma, in realtà una fascia abbastanza imponente. È vero che oscilla, però c'è spazio, ragazzi, può respirare con tranquillità. Ma andiamo a vedere anche Binance, perché volevo farvi vedere una cosa. Intanto questo pullback da manuale, amanti dell'analisi tecnica, non funziona. Andiamo a guardare qui, ragazzi, un pullback da manuale come non se ne vedevano da tanti, a disegno di un hammer. Se questa hammer fosse confermata, vi dirò già da subito che siamo in anticipo sulla chiusura ciclica con questa fase ribassista, quindi in realtà
un po' rischiosa perché c'è ancora un po' di tempo, però ragazzi, i cicli non sono precisi, quindi qui mancherebbero più o meno 3-4 giorni, magari fa un paio di giorni di riposo e poi si rifà. Ok, se riparte il ciclo da qui, comunque questo è un hammer, dovremmo attenderci cosa? Un disegnino così, una rottura nella giornata di domani, con una candela fatta così, più o meno fatta una specie di scarpa, e poi boom, si va su. Ok? Perché? Perché è una conferma, una candela fatta in questo modo, una conferma dell'hammer, però vi ripeto, da un punto di vista ciclico siamo ancora un po' in anticipo, quindi io aspetterei. Per dire questa fase ribassista, questa close ciclica di Binance è finita, dove si è fermato su 40, vedete? Ha un trend meraviglioso il grafico di Binance, lo sto mettendo nella ciclica del lunedì perché è bello, rispetta anche molto i cicli, anche se abbiamo forzato la mano, sapete, perché è senza storico, però assolutamente giusto. Quindi, come vedete, si avvicina alla sua media, riprende un trend, poi aspetta, si riavvicina a questa media, poi riprende un trend. Ma fa anche un'altra cosa, e qui ve la dico. Da qualche settimana l'ho notato, anticipa Bitcoin, anticipa Bitcoin, ragazzi, perché vedete, questa close ciclica l'ha fatta il 4, Bitcoin l'ha fatta il 9. Questa close ciclica l'ha fatta il 14 giugno e Bitcoin l'ha fatta il 18 giugno, lo vedete qui. Questa close ciclica la sta facendo il 24, 25, 26, magari vediamo quando, e quella di Bitcoin è prevista per il 28, più o meno 27, 28 giugno. Anticipa, poco poco. Sembra un faro, magari durerà per un po' di tempo, non durerà sicuramente a vita, ma ragazzi. Ok, questo è quello che potremmo vedere fra un paio di giorni su Bitcoin, quello che in effetti sta facendo Binance. Ultimamente anticipa i mercati. Usiamo questa informazione, perché no? Assolutamente rilevante. Da un punto di vista di gestione dei trade, ragazzi, non c'è nulla da fare, è tutto long, siamo tutto sul long. Anche la rottura degli 11.000 ha causato su Ethereum un'accelerazione, proprio anche su altre altcoin che stanno soffrendo un po' di più. Ma ragazzi, ancora con questa storia delle altcoin, vi ho fatto anche il video, le top 10 delle altcoin, quasi tutte, lo 78% sono salite di più di Bitcoin, non mi fate arrabbiare. Guardiamo i numeri e non lasciamoci intontire dall'ambito emotivo del trading. Ovviamente parlo da quando? Dai minimi di dicembre, quando i mercati hanno toccato i minimi, sono salite di più, le top 10 quasi tutte sono salite di più, ragazzi. Basta guardare i grafici e fare i compiti a casa, va bene? Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e vi devo dare la notizia. La notizia è questa: domani sera sul canale di Filippo Angeloni ci sarò io che faccio una live di YouTube insieme a lui per parlare della situazione dei mercati, di dove sta andando Bitcoin, che cosa sta facendo, e ci mettiamo a confronto. Parliamo lì, ragazzi, venite lì in live. Chiacchieriamo, ci salutiamo e facciamo questa live, la prima che faccio su YouTube, non l'ho mai fatta. Sarò ospitato da Filippo, quando, caro amico, insomma, tra l'altro ho scovato anche una foto nostra di Filippo al tavolo a cena insieme anche alla Criptoverso, quando eravamo alla Coinference a Milano. Ho scovata proprio tra i miei vari, le varie foto del telefono, e comunque sarò lì domani sera 21:30. Facciamo il punto della situazione, analizziamo un po' di grafici e parliamo insieme. È vero che su YouTube noi ci confrontiamo via commenti, state scrivendo in tantissimi, grazie sempre, comunque, ma è bello anche fare, ecco, questi eventi live. Poi avremo anche la possibilità di ospitare Filippo sul nostro canale, sulla nostra community. Servono a crescere queste cose perché ci confrontiamo, ci mettiamo insieme e l'unione fa la forza, come dico da un sacco di tempo. Bene, per oggi è tutto, quindi domani sera 21:30 siamo sul canale di Filippo e vi aspetto lì, e poi mercoledì nuovo video Trading On, come sempre. Io vi saluto, vado a farmi una doccia, mamma che caldo questi giorni, ciao a tutti!